Ciao a tutti amici di Credo Zen e benvenuti in un nuovo episodio dedicato a EU4 con la Romania. Siamo qui insieme in questa che è l'ultima guerra forse imperiale contro il Portogallo, che stiamo schiacciando letteralmente, che stiamo devastando, ma che comunque mantiene il suo grande potere, perché è una gigantesca potenza coloniale. Che fare? Una bella domanda. Cercare di arrivare al 100% e chiedere ad esempio il rilascio di nazioni coloniali, cercare invece di continuare a occupare e a danneggiare in modo che questi abbiano una war exhaustion bassissima. Insomma, ci sono tante alternative. Devo decidere perché in realtà il mio obiettivo è uno, avere il primo posto nel mondo e per questo devo distruggere il development portoghese che è a 2750. 7 il mio contro 2787 il loro. A proposito di development, vi chiedo scusa, ho un po' di tosse. A proposito di development, vedete che c'è Leopoli che deve tornare, deve salire. Leopoli c'è il carbone, non dimentichiamocelo, è molto importante. Devo portare almeno a 51 questa città. Almeno 51. Ok, qui abbiamo degli altri ribelli che sono i separatisti del Congo. Ah, guardate un po' chi c'è. Che meraviglia. Portogallo ha uomini in Africa. Ritorniamo, cerchiamo di distruggerli in modo che non possa gestire questi ribelli che stanno spawnando in Africa. E poi devo pensare bene a che cosa fare per levargli la voglia e il development. Qui Maghreb e Portogallo ci sono. E una cosa che avevamo visto già negli episodi scorsi, vedete che ci sono le nazioni coloniali che ora hanno un liberty desire molto alto. 60%, 50%. Erano tutte attorno al 30, 48. Tutto attorno al 30 quando la guerra è iniziata. Le abbiamo aumentate di un 20%. Quando una nazione coloniale supera il 50% di liberty desire, che è, diciamo, la lealtà al proprio alla propria madre patria in Europa, smettono di pagare, smettono di intervenire in guerra, smettono di essere a tutti gli effetti dei partner affidabili. E la cosa mi esalta. Tanto qui i ribelli mi hanno fottuto, secondo me, 7.000 uomini e stanno andando avanti loro ad assediare un forte, va bene, va bene. Perché no? Controllando l'unrest, ma qui c'è un meno 100 per il recent uprising, quindi altrimenti 20 di war exhaustion è pazzesco. Veramente pazzesco questa cosa. Ok. Mi chiedo dove siano i miei amici di Boemia. Chi lo sa? Cazzo sa l'esercito della Boemia? Davvero, non ho idea. Boh. Signore e signore, ta-ta-ta-ta-ta-ta, le prime sette città al mondo nella prima 1814 sono romene. E tanti saluti. Antigua è nei Caraibi e Antigua dà un sacco di development. Al Portogallo e ha un 33%, cazzo, non ci voleva. Però se glieli facciamo rilasciare, magari la perdono. Ok, intanto Mbawila, fortezza nell'Africa centrale, è caduta in mano ai ribelli congolesi. E questo è fantastico perché magari si riescono veramente a ottenere le loro richieste. Tanto siamo al 65%.
Questi chiedono pace, ma io li ignoro. Mancava la manifattura a Costantinopoli, seriamente. Non ci credo. Wow. Mancava la manifattura a Costantinopoli, ragazzi. Non so se un evento l'ha rotto, sono io che veramente non l'ho mai fatta. Ma... Boom. Perfetto. Qui si procede, qui tutto sotto controllo. Ok. Quanto guadagniamo dal fatto che abbiamo Lisbona? 25 punti. Merda. Battaglia nello stretto di Gibilterra, questa era una battaglia navale. Abbiamo intercettato qualche flotta coloniale che ci ha fatto il culo. Male? Dai, ancora 12 punti di spionaggio e possiamo fare un bel sabotage reputation ai portoghesi che gli darà ancora più problemi con le nazioni coloniali. Nel frattempo, guardate, io procedo senza tanti problemi in Africa, però sempre tenendo conto che non voglio andare troppo ad ovest, dove ci sono i ribelli invece che... Stanno facendo il mio lavoro dall'altro lato. E vabbè, fino ad ora non ho fatto la gigantesca esplosione di Carpet Siege, ma adesso la vado a fare nell'Africa centrale. Eccoli, li vedete? 39.000 separatisti, questi sono fantastici. Andiamo a prendere Ragusa. Ho sbagliato, ho perso... Ah. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Adesso inizia il potenziamento di Dubrovnik Ragusa come città rumena. Vediamo se diventerà l'ottava meraviglia mondiale, l'ottava città del mondo. Ok, qui intanto siamo pronti. Quindi tutti tranne i 36 iniziano a spostarsi. Non so bene se ho segnato tutto, ma adesso gli abbiamo un'altra bella porzione di territorio. Ok, abbasso la velocità 3 perché il gioco rallenta troppo. Mancano 6 anni alla fine della partita. Come la chiudiamo? A parte che tech 5. Ah, vabbè, ma queste quindi le potrei chiudere oppure no, vabbè, lasciamo stare. Forse non faccio il cannon to space. 68 a 91, ragazzi. Siamo sempre lì, siamo sempre lì. Ci sono quei punticini che ci dividono dal primo posto mondiale. Mai mi chiedo. Forse io, finché questi non sono in guerra contro di me e io non la chiudo con il Portogallo, questi rimangono fedeli ai portoghesi. È plausibile. Visto che c'è un call for peace anche da parte mia, ora facciamo due cose. Voglio vedere in Louisiana quanto siamo. 79. Ragazzi, questi hanno un liberty design che è 70 in Rio della Plata. Aspettate di avere un mese solo per favore. 61 punti di spionaggio. Portogallo. Sabotage reputation, deep reputation meno 3. Facciamo passare un mese. Questo danneggerà ancora di più il liberty desire portoghese, delle colonie portoghesi. Quindi
Intanto arriviamo al 70% con il nostro Carpet Siege che avevo fatto, ma non proprio al 100%, come vedete. Vediamo ad agosto come siamo messi e chiudiamo. Wow. Netherlands schiacciata dalla Francia rivoluzionaria. Wow. Stop. 1° agosto vado direttamente sull'Argentina perché sono curioso. Hanno un bel 79,8. Se loro hanno 79,8 siamo a posto, dai. Pace. Caro Portogallo, che cosa devi fare? Rilasciare le nazioni. Puoi annullare i trattati. Cedere province, cosa che non voglio. Io in realtà vorrei che rompessero. Non posso chiedere il rilascio delle colonie per un semplice motivo: non ho niente nelle loro colonie. Devo chiedere di rilasciare delle nazioni che abbiano un determinato development. E poi devo sperare che. Potrei fare una cosa di questo tipo, oppure ancora peggio, come Romania, prendere il controllo del Portogallo e poi creare uno stato cliente che sarà appunto il Portogallo romeno come marionetta, e praticamente non avendo più una capitale in Europa, questi implodono e perdono anche il development. Quindi la loro capitale poi dovrà gestirsi i ribelli nel nuovo mondo, così. È la prima guerra di conquista che faccio, non so se è una cosa sensata. Mi fate anche un release, magari? Damson. Vabbè, queste sono cose che. Sentiamola così, ragazzi. Sentiamola così e chi si è visto si è visto. E adesso abbiamo la Romagna-Niberia. Romagna mia, Romagna bella. Non voglio fare i core. Vediamo se c'è la possibilità di creare il Portogallo rumeno. Anzi no, chiamiamo proprio Romania Iberica. La chiamiamo così. Deve essere una repubblica. Client state repubblicano. Emblema. No, colori. Vediamo se riesco a vederli. Ecco, grazie. Colore giallo mi piace molto. Ho bisogno del tricolore romeno adesso da. Credo di averlo. Eccolo qua. Questo è il tricolore, quindi mi serve un bel azzurro in alto. Questo potrebbe andare. Poi abbiamo un giallo centrale. E poi abbiamo il rosso. Ok. Anche se forse il. Oh no, 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 no. Sì, beh, potremmo farla così. Potremmo farla così girata, giustamente. E l'emblema, però, è da Repubblica Sorella. Qualcosa che ci mostri che questa è la Spagna. Tipo un toro, se ci fosse. Due tori. Che però è un po' brutta da vedere. Sarebbe, era. Sarebbe
è bellissima l'idea, mi piace molto l'idea, ma i vettori sono brutti da vedersi. Perdonatemi se mi prendo un po' di tempo, ma mi piace molto questa cosa. Ah, questo toro mi piace un casino. L'unico problema è che con il giallo in mezzo... Ho sbagliato, devo fare... Allora, il colore centrale... Dal background... Mi piaceva, ma il colore centrale, anziché... Dai, le facciamo giallo. Giallo su giallo, pazienza. È un giallo più chiaro. Tanto va bene, ma... Cioè, giochiamo ancora 6 anni, non è che... Così, giallo più scuro. È una bandiera diversa, chiaramente, però che ricorda quella della Romania ed è la Nuova Repubblica, ok? Quindi assegniamo adesso anche Evora. Beha. Algarve. E queste non posso perché sono lontane. Quindi la stronzata l'ho fatta, eh. Malaga non la posso assegnare. No, posso. Fiu. Wow. Che fantastica cosa. Sono ortodossi chiaramente, dovranno convertire queste zone, è una figata. Magari li aiuto, già da subito. Ok, vediamo se ho ancora qualcosa. Teotihuacan. Oh no, Teotihuacan è Romania. Ah, merda. Proviamo a vendere i Mamelucchi, se no la concedo. Tipo la Romania Iberica così, Grand Province, Tetuan, ok. Ora, questi ragazzi, perché? Strano. Strano davvero. Devono rimanere per gestire i ribelli. Qui abbiamo, include subject, ovviamente un sacco di problemi religiosi e porto. Che se ci costa un casino iniziamo subito a convertirla alla religione ortodossa. Tutto quello che avevamo in Africa lo prendiamo con calma, senza andare ad interferire con gli altri ribelli, lo portiamo in Romania. Togliamo silenziosamente la pausa, facciamo passare un mese e poi vediamo se il Portogallo è ancora così contento, visto che abbiamo la Romania Iberica, che diciamo così, li ha un po' decapitati. E poi sono curioso di vedere dove mettono la capitale. Occhio. Tlemcen in Africa. Sì. Ok, stop. Ragazzi, la Romania è al primo posto a questo punto e il Portogallo scende. Ma non dimentichiamoci che molto probabilmente queste nazioni coloniali non staranno più sotto il Portogallo e si libereranno. Non so se succederà in 5 anni, ma... ce l'abbiamo fatta. Pesante, eh? Zagabria, Ragusa, Ragusa. Ok, ancora 2 punti. Buono. Con il 100% di spionaggio sulla Francia, che cosa possiamo fare di bello? Infiltriamo l'amministrazione, così vediamo tutto quello che fanno. Perfetto. Ora stiamo spendendo anche un sacco di soldi per le conversioni, ma non è bellissimo vedere Lisbona che è cattolica e che ha... No, scusate, non è Lisbona. Cosa ha iniziato a convertire? Porto, forse? Non mi ricordo più. Porto, sì. Che è appena sopra, qui. Che è cattolico, ma inizia a portare la fede ortodossa dalla Romania. Notevole, davvero. Gli lavori di metallo della Carinzia, cos'è sta cosa? Più produzioni in Carinzia, meno manpower in Buzău. Ok, Metalworks.
Good produce with 50 più 15%. Ok. Abbiamo un evento che, vabbè, alla buona. Cioè, è arrivato in anticipo, quasi. Ci potenzia molto la produzione di ferro. Febbraio 1816, interrompiamo. Ora abbiamo al mondo le 10 nazioni più sviluppate del mondo sono Bucarest, Kelm, Lvov, Lika, Costantinopoli, Atene, Ragusa, Vienna, Antigua e Cairo. Ancora due città romene e la top 10 mondiale va alla Romania, che poi chiuderà questa serie, se tutto procede come si deve, al primo posto. Ah, attenzione, attenzione, guardate il Portogallo. 1670, chi è che aveva detto che sarebbe successo qualcosa che faceva cadere ancora di più Portogallo? Che cosa succede? La Louisiana, i Caraibi, il Perù e il Messico hanno dichiarato guerra per rendersi indipendenti. What a pity! A presto, ragazzi!